Aggiungono le tante attese piogge, ma in Sicilia la situazione in vasi non cambia di tanto. E in questo contesto il paradosso che per le mancate manutenzioni in alcune dighe l'acqua non si accumula e scorre verso il mare. Finanziamento da 3,3 milioni di euro per le mense scolastiche di Paternò, ad annunciarlo l'assessore alla pubblica istruzione Francesca Coluccio e il sindaco Nino Naso. Controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro in aziende del catanese, lavoratori in nero e irregolarità in cantieri e imprese, sanzioni per 15.000 euro. A Paternò importante incontro in biblioteca comunale nell'ambito degli eventi Ottobre in Rosa, organizzato dal comune di Paternò e dalla LILT di Catania. Buonasera cari amici di Ciak Telesud, bentrovati a Ciak News. È finalmente arrivata, grazie alle piogge, l'acqua in Sicilia, ma negli invasi del preziosissimo liquido ne è giunto ben poco e in alcune dighe l'acqua è stata lasciata fluire verso il mare per le mancate manutenzioni. Sentiamo. Si attendeva come manna dal cielo e dal cielo è arrivata copiosa, ma non è ancora riuscita a cambiare la situazione. Parliamo della pioggia, o meglio dell'acqua, che dalla notte fra venerdì e sabato ha ristorato una Sicilia assetata, una quantità comunque insufficiente per la terra secca e per gli invasi che ne hanno incamerata, ma che tuttavia non sono risaliti dal profondo rosso in cui giacevano. L'importante è che sia arrivata, sottolinea il servizio agrometeorologico siciliano. Peccato che nelle aree di raccolta degli invasi sia arrivato molto poco, ma attendiamo fiduciosi. Acqua attesa, ma anche danni derivanti proprio dall'acqua. Ecco il paradosso siciliano, dove non si può mai gioire sino in fondo. Il fatto che le piogge di questi giorni siano state insufficienti rispetto al fabbisogno degli invasi è presto spiegato. La prolungata siccità ha asciugato le riserve idriche dei suoli e solo dopo che queste verranno ripristinate ne beneficeranno anche i bacini. Ma ci vorranno ancora precipitazioni per uscire dall'emergenza, oltre che tutte le misure previste dalla cabina di regia sulla siccità. In questa situazione c'è anche il paradosso siciliano delle dighe che non trattengono l'acqua e la lasciano scorrere verso il mare. I detriti accumulati e mai puliti, come promesso ma non mantenuto sia dal governo Musumeci sia dal governo Schifani, rischiano di far cedere gli argini e così, per evitare crolli, l'acqua fluisce verso il mare. Accade nel Gelese, nelle dighe Comunelli e di Sueri. La gente assetata ha protestato mediante l'unico mezzo rimasto per esprimere la propria rabbia, i social. Lo denuncia anche il deputato regionale 5 Stelle Nuccio Di Paola, che sottolinea: l'acqua si butta perché non è mai stata fatta la manutenzione. Buongiorno, 19 ottobre 2024, come potete vedere alla prima pioggia utile l'acqua viene sversata regolarmente a mare. Le nostre dighe sono vuote e rimarranno vuote, per poi magari raccontarci che il problema è perché non piove. Anche l'anno scorso l'acqua è stata sversata a mare, nonostante abbia piovuto poco, e quest'anno che sta iniziando a piovere regolarmente in autunno si può vedere come milioni di metri cubi d'acqua vengono sversati a mare per l'inefficienza della politica. Questa non è desertificazione climatica, ma è desertificazione politica. Un po' in tutta l'isola l'inefficienza della politica regionale restituisce immagini di manutenzioni mancate e acqua che si perde, e così anche al Simeto i lavori che dovevano provvedere alla sostituzione delle guarnizioni di 3 paratoie non sono mai stati realizzati. Restiamo sul tema piogge. In merito agli allagamenti che si sono verificati sabato scorso a Belpasso, il sindaco Carlo Caputo sottolinea che danni e disagi verificatisi non sono da attribuire solo alle caditoie otturate da cenere e immondizia. I 137 tombini, aggiunge il primo cittadino belpassese, sono stati puliti a settembre, ma nonostante gli interventi, i sistemi non contengono l'enorme flusso che si riversa durante nubifragi e bombe d'acqua. In soli 50 anni Belpasso è cresciuta del 35%, nuove abitazioni e quindi nuovo cemento, nuove strade e nuovo asfalto. L'acqua sul cemento e sull'asfalto non viene assorbita, da qui i disagi, osserva il primo cittadino. Un consumo di suolo al quale non è seguito di pari passo
un adeguamento delle infrastrutture, tra le quali lo smaltimento delle acque piovane. Chiude il sindaco Caputo: negli scorsi mesi abbiamo fatto progettare la realizzazione di alcuni moderni sistemi di reggimentazione delle acque meteoriche per le aree a maggiore criticità. Si tratta di più di 3 milioni di euro che serviranno a ridurre la portata d'acqua su alcune delle vie principali. Finanziamento: ci stiamo trasferendo a Paternò da 3 milioni e 300 mila euro per le mense scolastiche. Ad annunciarlo sono l'assessore alla pubblica istruzione Francesca Coluccio e il sindaco Nino Naso. Sentiamoli. Anche Paternò beneficerà dei fondi messi a disposizione dallo Stato con il PNRR per le mense scolastiche, cancellate qualche anno fa per fare spazio alle aule. In assenza di locali sufficienti all'interno delle scuole, si lavorerà per ricostruirle. 4 le mense da realizzare che beneficeranno di 3,3 milioni di euro. Si tratta degli istituti comprensivi Don Milani, Lombardo Radice, Marconi e Gibi Nicolosi. Per i primi 3 istituti saranno destinati 900 mila euro a testa, mentre per la Gibi Nicolosi le somme a disposizione sono circa 600 mila. Avere le mense nei nostri istituti scolastici è davvero un valore aggiunto. Io, insieme a tutta l'amministrazione, ci abbiamo sperato tanto, perché avere una mensa non significa solo avere un luogo fisico dove consumare un pasto, ma avere la mensa significa praticamente abituare i nostri alunni alle regole, alla convivenza, ma soprattutto consente di offrire a tutte le famiglie, o perlomeno a chi ne farà richiesta, la possibilità di conciliare meglio i tempi del lavoro con quelli della famiglia. Questo intervento si lega a tanti altri interventi che questa amministrazione, ma anche, non mi riferisco solo all'ultima giunta, ma anche tutto il lavoro dei consiglieri, abbiamo fatto in questi anni, come per esempio quello dell'asilo nido, che sarà in consegna a metà dicembre, e che si unisce un altro finanziamento che ci inorgoglisce, sindaco, che è quello del secondo asilo nido, sempre per costituire il cosiddetto polo dell'infanzia. Quindi non ci sarà un asilo nido, bensì 2 asili nidi con circa 125 posti. Chiarita dal sindaco Naso anche la vicenda relativa al finanziamento perso per 8 milioni di euro relativo all'ex quarto circolo didattico e al plesso Marconi 1. In realtà il finanziamento non è mai stato perso, perché non è mai arrivato. Non c'è mai stato infatti un decreto di finanziamento. La richiesta delle somme è rimasta tale, anche se Paternò ora dovrà farsi carico del pagamento dei progettisti per una somma pari a circa 160 mila euro. Sì, sono interventi importanti, finanziamenti importanti per il mondo dell'edilizia scolastica. Sì, i finanziamenti sono delle richieste, perché in questi giorni si è parlato anche dei soldi persi. È una notizia falsa, perché la richiesta di finanziamenti è una richiesta, poi ci sono quelli che arrivano e quelli che non arrivano. Devo dire che Paternò è stata la città che ha avuto più finanziamenti per le scuole. Devo dire che il plesso Falconieri, non so da quanto tempo, è veramente vetusto, abbandonato, ripartirà il plesso Falconieri. Parliamo di più di 20 milioni di euro di finanziamenti. E così come la Guglielmo Marconi, e così come la Gibi Nicolosi, e così anche come la Don Milani. È arrivato quello per le mense, insisteremo per continuare, quindi per avere anche quello per la scuola Don Milani, che ricordo nel lontano 2017 era chiusa, l'ha ripresa questa amministrazione comunale. Quindi insistiamo, ma parliamo di soldi guadagnati, ma non di soldi per questo, per dovere di informazione, per lo sforzo che facciamo tutti per le nostre scuole, per i nostri figli e per le nostre famiglie. Restiamo a Paternò, dove è saltata la seduta del Consiglio Comunale fissata per questa sera con inizio alle ore 19. La riunione, convocata in maniera aperta per permettere la partecipazione agli interventi di associazioni e semplici cittadini in merito al punto all'ordine del giorno tutela e salvaguardia dell'immagine della città, è stata revocata dal presidente dell'Assise Civica Marco Tripoli nel pomeriggio di oggi. Valutata la richiesta del sindaco, si legge nella revoca del presidente Tripoli, al fine di verificare le doglianze rappresentate, dispongo di annullare in autotutela la convocazione del Consiglio Comunale.
E sulla revoca della seduta a Paternò arriva una nota dal coordinatore comunale di Fratelli d'Italia, Angelo Calenduccia, nella quale si legge: «Non ci sono altre parole per definire quello che è appena accaduto. Il presidente del Consiglio comunale, Marco Tripoli, si sottomette totalmente alle velate minacce del sindaco. Un presidente del Consiglio che, ricordiamo, dovrebbe essere super partes e che invece è completamente piegato alle sue volontà. Prima convoca il Consiglio comunale, convocato a questo punto in maniera imprudente, e poi ritorna sui propri passi dopo la nota del primo cittadino. A Paternò non si era mai raggiunto un livello così basso, e negare anche la possibilità di un confronto democratico rappresenta una vera e propria vergogna che sarà rappresentata a tutti gli organi competenti». Cambiamo argomento, veniamo alla cronaca. Controlli dei carabinieri del NIL nei cantieri e nelle imprese del catanese, comminate sanzioni per oltre 15.000 euro. Sentiamo. Lavoro nero nel mirino del nucleo per l'Ispettorato del Lavoro di Catania dei Carabinieri del Comando Provinciale, attivo nella repressione e prevenzione delle violazioni sulla legislazione sociale e della tutela della salute dei lavoratori. I controlli del NIL negli ultimi giorni hanno interessato 3 attività imprenditoriali, 2 delle quali hanno mostrato irregolarità. In particolare, in un cantiere edile del quartiere Fortino a Catania, i carabinieri hanno accertato come il titolare, un 39enne di Gravina di Catania, non avesse sottoposto gli operai alla prevista sorveglianza sanitaria, ossia quell'insieme di protocolli medici necessari a tutelare la salute e quindi la sicurezza del lavoratore in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività. I lavoratori inoltre non erano stati sottoposti nemmeno alla prevista formazione per chi svolge lavori particolarmente rischiosi come l'edilizia. Infine, gli investigatori hanno scoperto che i 2 operai presenti lavorassero in nero. L'imprenditore è stato denunciato all'autorità giudiziaria e l'attività è stata sospesa fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di legalità e sicurezza. Controlli anche in una società metalmeccanica con sede a Calatabiano, e anche qui i carabinieri hanno accertato che 2 dei 3 lavoratori presenti fossero irregolari, poiché mai formalmente assunti. I controlli hanno permesso di comminare sanzioni per oltre 15.000 euro e recuperare contributi INPS e INAIL non versati pari a 2.600 euro. Restiamo in tema. A Bronte invece controlli dei carabinieri insieme al NAS durante la sagra del pistacchio a tutela della salute dei cittadini e dei turisti. È stato sanzionato un bar. I carabinieri della stazione di Bronte insieme a quelli del NAS hanno condotto un servizio di ispezione durante la sagra del pistacchio che si è svolta nei primi 2 weekend di ottobre. L'evento, organizzato dal comune di Bronte lungo il corso Umberto tra Piazza Piave e Piazza Spedalieri, ha visto la presenza di numerosi stand gastronomici oltre ai ristoranti, gelaterie e bar già attivi nella zona, attirando migliaia di visitatori. Proprio nel corso principale i carabinieri hanno ispezionato un bar di proprietà di un 78enne residente a Maniace, che è risultato privo del manuale di autocontrollo HCCP. Questo manuale, che si basa sulle linee guida stabilite dal particolare protocollo, è fondamentale per la prevenzione dei rischi alimentari, perché permette agli operatori del settore di non perdere di vista i punti critici che si possono riscontrare nei processi di lavorazione svolti all'interno dell'attività commerciale. Tale mancanza ha fatto scattare per il titolare una sanzione di 2.000 euro per omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo. Le attività di ispezione svolte dall'Arma Territoriale insieme ai Carabinieri del NAS sono essenziali per garantire la sicurezza dei consumatori e assicurare che le attività commerciali rispettino le norme sanitarie, prevenendo così eventuali rischi per la salute pubblica. Parliamo di salute. A Paternò, importante incontro presso la Biblioteca Comunale nell'ambito degli eventi dell'Ottobre Rosa, organizzato dal Comune di Paternò e dalla LILT di Catania. Al centro della discussione, la prevenzione del cancro al seno. Sentiamo. Continuano gli appuntamenti di Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. In quest'ambito si è tenuto un importante incontro in Biblioteca Comunale a Paternò, organizzato dal Comune in collaborazione con la LIT Catania e l'Inner Wheel di Paternò.
L'incontro di sensibilizzazione ha messo in evidenza come la prevenzione e la diagnosi precoce rappresentino elementi fondamentali nella lotta contro il tumore al seno, evidenziata inoltre l'importanza delle nuove terapie rispetto alla gestione della malattia. Sono contento che si parli di prevenzione dei tumori perché è la chiave di volta per raggiungere risultati buoni sia in termini di sopravvivenza, che è la cosa più importante. Ormai nei tumori in fase precoce riusciamo ad avere sopravvivenze altissime, superiori al 90%, e sia in termini di risultati dal punto di vista chirurgico, quindi dal punto di vista estetico. Quindi penso che parlare di prevenzione, riuscire ad attuare una buona prevenzione sia la chiave di volta per raggiungere risultati importanti. Oggi è assolutamente importante che sia la donna che propugni questa attività, perché è questo che salva la vita. Questo ci dicono i dati dell'AIRTUM, del Registro Tumore Nazionale, che ci dice come nei paesi del meridione in realtà si muore di più, fra virgolette, perché ci si cura meno bene, fra virgolette. La prevenzione fa parte quindi fondamentalmente di questo passo, però non dobbiamo dimenticare che la donna entra in questo percorso di cura molto impegnativo, quando esce totalmente provata, e bisogna accompagnarla perché venga a essere reintrodotta con tutte le sue potenzialità nel mondo civile, nella società civile, nella sua attività lavorativa come donna e come professionista, quindi della nostra società, ma soprattutto che non dimentichi la prevenzione, perché non dimentichiamo che il seno è fatto da due mammelle e il rischio di ammalarsi di cancro è uguale nell'altra mammella come per quella sottoposta alle cure del caso. Noi interveniamo sia da un punto di vista di prevenzione, ovviamente, prevenzione primaria, secondaria e terziaria, ma soprattutto anche nel campo della ricerca, e quindi stimoliamo le donne a venire presso il nostro centro, facciamo vedere tutto ciò che c'è a disposizione, quindi con l'intervento delle nutrizioniste, con l'intervento di una piccola palestra per stimolare l'attività fisica, e quindi le prenotazioni di visite ecografiche, mammografiche, visite senologiche, tutto ciò che gravita nell'ambito del cancro della mammella naturalmente. Ma non solo questo, noi ci occupiamo anche di altri tumori. Attualmente, grazie alla collaborazione con la LILT di Catania, è possibile, tramite il sito www.legatumoricatania.it, prenotare mammografie gratuite per le donne d'età compresa tra i 50 e i 69 anni che abbiano effettuato l'ultimo esame entro il 2022 fino al raggiungimento del numero programmato. L'incontro è stato moderato dal giornalista Pietro Nicosia. La serata si è conclusa con una degustazione curata dall'Istituto Alberghiero Rocco Chinnici. Ancora una volta Paternò è in prima linea nella lotta ai tumori, approfittiamo appunto di Ottobre in Rosa, è un appuntamento che ci sta molto a cuore, perché prevenire è davvero vivere praticamente. Volevamo sottolineare l'importanza della prevenzione, lo abbiamo sempre fatto in questi anni, ma quest'anno la novità è che oltre ad avere l'AIRC che c'è sempre stata a Paternò, volevamo dare la stessa opportunità anche alla LILT, alla Lega Italiana contro i tumori. Il limone dell'Etna, protagonista della trasmissione Mela Verde di Canale 5, che è andata in onda domenica scorsa. Sentiamo. La puntata di domenica scorsa di Mela Verde, la storica trasmissione di Canale 5, è tornata in Sicilia per occuparsi questa volta del limone, del cosiddetto oro dell'Etna, prodotto che negli anni 70 ne aveva fatto della Sicilia la capitale mondiale dell'esportazione, proprio del limone. Ed ecco come Mela Verde racconta il limone di Sicilia, ma prima il dottore Salvatore Rapisarda, direttore del consorzio Euragrumi, regala al volto femminile di Mela Verde Ellen Inding la coppola, altro simbolo tipico siciliano. Volevo consegnarti quello che per noi è un elemento del vestiario simbolo, che è la famosa coppola siciliana. Questa segnava l'alleanza, pensa, anche nei matrimoni segnava l'alleanza di fidanzamento, ma segnava anche l'alleanza di amicizia, che è quella che c'è tra la Sicilia e Mela Verde, che io ti consegno simbolicamente per dare al produttore, ma tutta la squadra straordinaria di Mela Verde, una coppola siciliana. Grazie, ne sarà veramente felice il nostro produttore Giacomo Terraboschi. Adesso parliamo della storia, insomma, parliamo di questo limone. Qui sull'Etna tu considera che abbiamo la maggiore quantità di prodotti DOP e IGP e anche DECO di tutta l'intera Europa.
cioè qui abbiamo la ciliegia dell'Etna DOP, l'arancia rossa di Sicilia, GP Fico, ne potremmo citare, ma il limone è quello che ha segnato la storia di quest'area. Sì. Noi rappresentavamo il 70% delle esportazioni mondiali fino agli anni 72-73 e ahimè oggi rappresentiamo qualche cosa come dall'1 al 2% dell'esportato nel mondo. La gran parte dei limoni che si producono senza utilizzare pesticidi, per cui un consumatore che compra un limone siciliano ha una garanzia di assoluta salubrità. Amici, abbiamo raggiunto l'azienda agricola di Renato Maugeri. Buongiorno. Buongiorno. Lui è un storico produttore di limoni e presidente del giovanissimo consorzio di tutela del limone dell'Etna IGP. E noi sappiamo, per essere tale, deve essere strettamente legata alla sua terra d'origine. E mi sa tanto che qui a comandare c'è l'Etna. Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché il nostro limone è influenzato totalmente dall'Etna e si può fare solo qua. La caratteristica principale è che è il limone più agro che esiste. E nell'agro il limone è una cosa importante, bastano poche gocce di limone per sentirne tutta la forza, il profumo. Noi se esprimiamo un limone dell'Etna è come se esprimiamo l'Etna. Addirittura. Sì, perché c'ha la stessa vigore, la stessa energia, è una cosa eccezionale. È così intenso? Fortissimo. Amici, vi presento Alessandra Gentile, professore in arboricoltura dell'Università di Catania. Mi fa veramente piacere essere qui con te. Anzi, spiegami dove sono. Siamo in un campo collezione dove viene raccolta la biodiversità agrumicola, che è un patrimonio fondamentale per assicurare una ricerca, un miglioramento della qualità della produzione degli agrumi che ci invidia tutto il mondo. Quanto è importante oggi questa ricerca? In questa realtà siciliana c'è un sistema della ricerca, a me piace molto chiamarlo il sistema della ricerca siciliano, perché c'è l'università, c'è il CREA, c'è il CNR, ci sono altre strutture, tutte anche enti della regione siciliana che svolgono attività di ricerca, tutti insieme si costruisce un futuro per l'agrumicoltura. Ai primi del Novecento sulla riviera Ionica fu segnalata la presenza di un grave patogeno del limone, il malsecco, che già da allora cominciò ad essere studiato in questa sede proprio per trovare soluzioni a questa grave patologia che ancora oggi affligge la limonicoltura della riviera e in particolare appunto insiste in questo territorio. Attualmente stiamo lavorando per ottenere nuovi genotipi sempre più resistenti al malsecco e nuove tecniche di coltivazioni che possano contrastare questa patologia. I nostri limoni, dopo essere stati raccolti, raggiungono velocemente le nostre aziende dove ci sono delle linee di lavorazione molto tecnologiche che oggi ci permettono di non maltrattare il prodotto nel suo rovesciamento come dei bracci antropomorfi, ma anche delle linee di selezione ottica che aiutano le nostre maestranze a selezionare appunto i nostri limoni. Da questa selezione otteniamo due tipologie di limoni, una che serve per il fresco, mentre l'altra è per la realizzazione dei prodotti derivati. Il limone è particolarmente apprezzato per le sue proprietà nutrizionali, è ricchissimo in vitamina C, uno dei più potenti antiossidanti presenti in natura. Stimola le difese immunitarie, previene la formazione di nitrosammine cancerogene e riduce l'invecchiamento cellulare. La vitamina C promuove anche l'assorbimento del ferro, infatti utilizzare il succo di limone su alimenti vegetali che contengono ferro, come gli spinaci, ne promuove l'assorbimento, quindi permette un assorbimento molto più importante. Il limone può essere utilizzato, oltre che per le proprietà nutrizionali, anche per la freschezza che conferisce al piatto, ad esempio su un tagliolino, dove oltre al succo è possibile utilizzare anche la scorza del limone, che contiene limonene, che è un importante antinfiammatorio, antisettico, antibatterico ed inoltre molti studi scientifici riportano che è anche un antitumorale. Come avrete capito, il limone è un alimento versatile e prezioso che consigliamo nell'alimentazione quotidiana. Prima di salutare quest'isola bellissima, meravigliosa, dovevo assolutamente assaggiare un simbolo di quest'isola, ovvero la granita. Granita. Buona granita. Buona granita a tutti.
Mi fermo qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci su chaccotelesud.com. Potete trovarci anche sui social, siamo presenti su Facebook ed Instagram. Per tutti gli aggiornamenti attivo un canale Telegram, mentre per i comunicati stampa si può fare riferimento alla mail redazione@chaccotelesud.com. È proprio tutto, buon proseguimento di visione con i programmi di Chuck Telesud. A risentirci.